sei già vecchia. Non ce la farai mai, hai pochissimi secondi e poi io resterò per sempre, così. Oh, finalmente a casa, amore. Non siamo ancora tornate a casa, abbiamo portato Vanessa all'oratorio, siamo uscite da scuola e rientriamo finalmente adesso. Yeah! Amore, Ani! Ma dove sei? Vieni qua! Vieni, ti sei incastrata! Ti sei fatta male? Senti un po', fa vedere. Alla schiena, amore. No, Bibi. Com'è andata oggi a scuola? Benissimo. E cosa avete fatto, amore? Abbiamo ricordato la classe, poi non ho messo altre cose. Ah sì? Quando? Il 31, lunedì? Che per colpa di questo... Poi ci sono dei cappellini e delle maschere. Oh, che bello. E abbiamo qualcuno mettere il cappellino e qualcuno maschere. Hai il singhiozzo? Sì. Devi bere un una po' Una volta la maestra ha detto, è anche i maschi. E le femmine lo che sarà. E anche i maschi hanno detto... Giratevi! Perché la maestra si è messa il naso da paglia. La maestra di scuola? Sì. Che carina, simpatica. Ma lo sai, Anastasia, che a proposito di Halloween, quest'anno mi è venuta voglia di travestirmi. E stamattina sono andata a cercare giù in taverna tutti i vestiti e i travestimenti che avevamo ritirato l'anno scorso. E guarda un po' cosa ho trovato. Guarda un po' questa parrucca da vecchietta. Credo proprio che farò la vecchietta cattiva di Halloween. Mamma, tu sei già vecchia. Ma come, amore, sono vecchia? Non mi piaceva così tanto l'idea. Mamma, ti farò tinta ai capelli. Tutta la pelle molle. Non penserai mica di essere giovane. Vabbè, giovane giovane no, ma neanche una vecchietta, eh? Anastasia, avevo comprato questi cioccolatini per Halloween, solo che non li possiamo mangiare adesso, ma dobbiamo aspettare il giorno di Halloween. No, li voglio subito. Anastasia, non si può mangiarli adesso perché c'è proprio scritto che se i cioccolatini prima di Halloween mangerai, della tua paura ti trasformerai e quindi fino al 31 di ottobre non possiamo mangiarli. Ok, mamma, ho capito. Mi faccio un riposino perché io non mi ero ancora tolto le scarpe. Va bene, amore, ti faccio fare un riposino che poi dobbiamo andare a prendere Vanessa a catechismo, ok? Ma sta già dormendo. Beh, effettivamente un po' di paura di invecchiare ce l'ho, ma non sarà mica vero quello che c'è scritto qua. Io un cioccolatino me lo mangio perché sono super golosa. Buona e giovane, così la prossima volta Anastasia imparerà a dirmi che sono vecchia. Cosa? Perché la mamma l'ha mangiato? No, perché l'ha mangiato quando era scritto che non si poteva mangiare prima di Halloween, altrimenti la sua paura si sarebbe realizzata. E sono diventata vecchia. Sei contenta adesso? E io così mi piaccio di più e non voglio più tornare giovane e buona come ero prima. Vediamo, Anastasia, se sei brava tanto quanto lo sei stata a farmi diventare vecchia, a farmi ritornare giovane. Io rimango la mamma.
pizza adesso, però gli faccio mangiare il cioccolatino. Vediamo se sei capace. Ma non ce la farai mai. Non ce la farai mai. Non ce la farai mai. E io resterò per sempre così, come volevi tu, come mi hai detto tu che io ero. Questi sono tutti miei, me li mangerò tutti io. Hai sbagliato lo spirito di Halloween, non è con te là! Non ce la farai mai, hai pochissimi secondi e poi io resterò per sempre così, come tu hai desiderato. E adesso sei contenta? Io sì, perché odio i bambini e tu sarai il mio pasto di Halloween! No! No! Adesso sei riuscita a trovarle tutte! No! Non sai cosa mi succede adesso. Adesso io morirò! Morirò! Hai fatto un brutto sogno? No, amore, cosa? Ma scusami, non ti dirò mai più che sei vecchia. Ma no, amore, ma non ti preoccupare. Sono un po' più grande delle altre mamme che magari vengono a scuola a portare gli altri bimbi. Ma guarda che io sono ancora tanto forte. Stai tranquilla. Anastasia! Senti, ascoltami. Ma cosa hai sognato? Raccontami. Ma perché eri così agitata? Perché te hai mangiato il cioccolatino, io lo devo cercare tutti per farti diventare romano. Infatti te eri vecchia, eri arrabbiatissima. Ma no, amore, ma la tua mamma non diventerà mai vecchia. Io resterò sempre giovane. Guarda come sono bella. Stai tranquilla. Ma Vanessa, quando arriva? Dove tornare Vanessa da catechismo? Ciao mamma, ciao Ani. Mamma, perché ti sei tinto i capelli? Cosa sei vecchia?